Anche quest'anno il Comune di Lucca ha aderito all'iniziativa Puliamo il Mondo, organizzata in Italia da Lega Ambiente in collaborazione con l'ANCI e con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di UPI, un appuntamento giunto alla 26ª edizione. L'amministrazione comunale ha ritenuto di coinvolgere nell'iniziativa, oltre agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, primaria di San Pietravico, di Valle Buia, di San Marco, la media da Vincile, le associazioni Giovani e Comunità, la Salute, Partecipazione e Sviluppo, di SEA e Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati. Erano infatti presenti anche i migranti ospitati sul territorio comunale, i quali hanno avuto così modo di partecipare come protagonisti all'evento unitamente a studenti ed insegnanti. Tutti assieme si sono impegnati con passione nella ripulitura di alcune aree lungo il parco fluviale, ma soprattutto potendo acquisire conoscenze su temi che sono stati trattati sul posto da qualificati operatori riguardanti la problematica legata al degrado ambientale e alla modalità di recupero e di riciclaggio dei rifiuti. Il problema rispetto all'ambiente, come tutti vediamo, che però spesso non andiamo a analizzare in dettaglio, è che la situazione a livello ambientale nel mondo complessivamente peggiora continuamente. Quindi la necessità di capire, di rendersi conto quali sono le cause che portano a questo degrado ambientale continuo, è proprio una manifestazione come questa, che dovrebbe far capire in che condizioni si trova l'ambiente rispetto, per esempio, a qualche anno fa. Erano presenti anche volontari della Protezione Civile Comunale e dell'Associazione Subcittà di Lucca per un servizio di sorveglianza e prevenzione ed inoltre Sistema Ambiente e Consorzio 1 Toscana Nord, che hanno fornito il loro valido supporto per la riuscita della manifestazione partita alle 9 in punto dalla terrazza Petroni al ponte di Monte San Quirico. In definitiva, un mondo migliore passa da un impegno collettivo e da relazioni di comunità. È questo il motto che caratterizza il grande weekend ambientalista della 26ª edizione in tutta Italia.